a tutti ragazzi, buona domenica e soprattutto buona Pasqua e bentornati su Peppe Vacca Collectibles. Nuovo episodio delle news della settimana, anche a Pasqua non ci si ferma mai. E come avete intuito dalla locandina, oggi c'è tanta carne al fuoco, c'è veramente tanta roba di cui parlare, quindi cercherò di essere breve. Prima di cominciare, ragazzi, voglio fare un piccolissimo annuncio e dirvi che il 4 aprile, se non mi sbaglio, comunque il giovedì, il primo giorno di fiera, sarò presente al Romix con mio amico Stefano del Nest del Seba. Quindi, per quanto di voi si troveranno in fiera appunto giovedì, se volete scrivetemi in privato, insomma ci si può vedere, facciamo due chiacchiere, insomma troviamo un modo insomma per avere 5 minuti liberi per vederci, per salutarci. La mia faccia penso che ormai la riconoscerete, quindi insomma non mancate e ci vediamo al Romix giovedì. Detto questo ragazzi, passiamo alle cose importanti. Come potete vedere a schermo, grande annuncio, finalmente una 2.0 di Jack Sparrow, stavolta tratto da Dead Man Tell No Tales, ovvero l'ultimo film del 2017 in Italia conosciuto come La Vendetta di Salazar. Che dire, dopo la DX, se non mi sbaglio, 15, che era l'ultima stampa da parte di Hot Toys di un Jack Sparrow, qualche passo in avanti è stato fatto, ma comunque la DX 15 devo dire che si difende benissimo. Abbiamo tre versioni di questo Jack Sparrow, intanto potete vedere le foto, è veramente incredibile. Quello che stiamo vedendo adesso è la versione standard. L'importante novità in questo Jack Sparrow è che avrà per la versione standard quantomeno un misto tra capelli in plastica e capelli innestati, quindi c'è qualche ciuffo, qualche parte di questa capigliatura che sarà innestata. Quindi questa è un'importante novità, è una bella chicca, soprattutto per una versione standard ad un prezzo che dopo andiamo a vedere ovviamente sempre sul Colosso, è veramente molto appetibile. Quindi, come potete vedere dalle foto, è un prezzo che sembra essere veramente assurdo, come ci si poteva aspettare comunque da un Jack Sparrow. E adesso andiamo a leggere bene i dettagli di questa versione standard che si presenta con una sorta di comunque diorama per quanto riguarda la basetta, perché possiamo vedere appunto la presenza del timone e poi un sacco di roba, un sacco di armi. Davvero, Hot Toys ha centrato veramente il punto stavolta. Allora, due visi intercambiabili, intanto li possiamo vedere da qui e la somiglianza con Johnny Depp è assurda. E ovviamente tecnologia degli occhi che possono essere ruotati, ormai abbiamo visto come le abbiano. Questa è una tecnologia ormai affermata in tutte le doll di Hot Toys. E qui possiamo vedere un recappone finale in cui possiamo vedere sia Jack Sparrow dalla parte della schiena, nella parte posteriore, e sia tutto quanto concerne appunto quello che troveremo all'interno della scatola della standard. Quindi due volti, diversi accessori, i soliti gioielli, la spada, il timone con la lanterna che da quanto ho capito, ecco, infatti sarà alimentata a LED, quindi sarà possibile accenderla, niente male, diverse mani, la bussola, insomma, diversa roba. Adesso andiamo a leggere bene i dettagli. E stiamo parlando di comunque di una DX, quindi qualità direi che dovrebbe essere assicurata. Jack Sparrow di 30 cm di altezza e 30 punti di snodo. L'uscita è ultimo quarto 2024, molto bene, primo quarto del 2025, quindi sembra che Hot Toys abbia voluto muovere qualche passo nella direzione di accorciare un po' i tempi di rilascio, che non è male. Abbiamo diversa roba che già vi ho detto, ragazzi, che abbiamo visto nelle foto, non sto qui a soffermarmi troppo. E volevo soffermarmi sulle armi perché abbiamo quindi una spada, un coltello e due pistole, molto bene. E la bandana nella versione standard e credo anche nella deluxe dovrebbe essere scolpita, quindi non stiamo parlando di una bandana in tessuto, cosa che invece troveremo nella terza versione di cui parleremo fra poco. Per quanto riguarda gli accessori, quindi abbiamo la lanterna che può accendersi a LED. Stavolta con le batterie, però ragazzi c'è scritto, quindi niente USB e ha anche senso questa cosa, sinceramente.
La bottiglia con la Black Pearl, la replica della Black Pearl in bottiglia, molto carina, la bussola, il telescopio e, ok, vari comunque gioielli, eccetera, eccetera. E vediamo un po'. Ah, ok, è la basetta con il nome di Jack Sparrow e ovviamente il timone. Qui vediamo anche i vari artisti che si sono occupati sia di fare i capelli, sia di scolpire la testa, eccetera, eccetera. E questa è la versione standard che troviamo al prezzo bassissimo, raga, quindi muovetevi ad acquistarla, di 310. Bassissimo, bassissimo per essere uno Toys di questa caratura, con due volti, con tutti questi accessori, con una base semi-diorama con il timone. Quindi fateci un pensierino. Per quanto riguarda invece la versione deluxe, che sarà appunto una versione molto simile, ma l'unica vera differenza di questa versione deluxe rispetto alla versione standard sarà la presenza di questa base differente con questo diorama, con lo scrigno e diciamo l'acqua in plastica, quella che dovrebbe essere plastica semi-trasparente, e una parte della Black Pearl. Il timone dovrebbe essere lo stesso, anzi, sono sicuro che sia lo stesso che troviamo nella standard. Qui lo vediamo in una posa, diciamo, diagonale, ma secondo me sarà possibile comunque posizionarlo come ci pare, quindi lo possiamo anche togliere se vogliamo posizionarlo dritto, diciamo, come confà alla standard, lo potremmo fare. E la differenza di prezzo che vedremo fra poco sul colosso è veramente molto bassa. Quindi se siete indecisi tra quale prendere, sono praticamente 30 euro di differenza. Tra le due io prenderei questa, se appunto il timone può essere posizionato ugualmente come ci pare, a questo punto abbiamo questa base fighissima e prenderei quella. Per il resto, ragazzi, come vedete anche nel recap finale, niente di differente dalla standard se non appunto per la basetta, il resto è tutto identico. Stessa cosa anche i capelli, che qui possiamo vedere più nel dettaglio, raga. Come vedete ci sono i dreadlock, i rasta per intenderci, e i capelli che vanno diciamo sotto la bandana, che sono in plastica, sono scolpiti. Però, come si vede benissimo in questa foto, ci sono dei ciuffi di capelli, scusate, che invece sono comunque innestati. Questa è un'importante novità, ragazzi, per lo Toys, perché comunque avere un misto tra innesto e scultura è tanta roba per una standard edition soprattutto. Qui si vede ancora meglio il dettaglio e vabbè, sul LED Sculpt non ho niente da dire. E qui ancora, forse ancora meglio, i capelli in questa versione. Mentre la bandana, come vi dicevo, è chiaramente scolpita, non è in tessuto. Andiamo ad analizzare invece molto velocemente l'Artisan, anche perché ragazzi qui in Italia mi sa che ce la scordiamo, a meno che non prendiate dalla Cina, insomma. Dovrebbe essere limitata, non ho capito se a 800 copie o a 4.000, perché sul post di Facebook che ha fatto O Toys appena ha fatto l'annuncio c'era scritto 4.000 copie, però poi ho letto successivamente che le copie sono diventate 800, quindi io su questo, ragazzi, non so. Comunque so che sono andate in sold out dopo pochissimo tempo e si sta vedendo anche questo Jack Sparrow quanto sta vendendo, perché ha già venduto tantissime copie anche qui in Italia, ma d'altronde ce lo dobbiamo immaginare, si tratta appunto di Jack Sparrow. E quindi qui parliamo della Artisan, che invece ha tutto ciò che abbiamo visto fino adesso, della standard, della deluxe, quindi possiamo dire che è una deluxe con i capelli però interamente innestati. Vedo se riesco a trovarvi una foto decente, insomma, in cui si veda bene, e qui eccolo. Qui si vede anche la differenza. Parliamo di una bandana in tessuto e si vede, guardate anche le decorazioni sulla stessa. E treccine, dreadlocks, rasta, tutto è innestato, quindi è tutto in capello, in pelo, in cotone, non lo so, raga, però è davvero bella. Il prezzo qui stiamo parlando comunque di quasi il doppio di quello che ho detto fino adesso,
E quindi, se per quanti di voi riescono ad accaparrarsela, complimenti, è tanta roba, ma per il resto è tutto identico a quanto detto fino adesso. Questo, ragazzi, è quanto detto appunto su Jack Sparrow. Adesso invece volevo dare un'altra piccola novità. Quindi Hot Toys si è svegliata un paio di giorni fa con questo tease. Avevamo già visto in qualche episodio passato che Hot Toys aveva pubblicizzato in qualche modo questo evento di aprile con l'esaltazione, insomma, del lato oscuro per quanto riguarda Star Wars. Con questo piccolo tease che adesso non vi mostro, ragazzi, perché non serve, mi bastava questa immagine per farvi vedere che qui troviamo tanti di quei personaggi appunto del lato oscuro. Tanti di questi sono già usciti, non credo che si parli di nuovi annunci. Troviamo Darth Maul, Kylo Ren, Vader, Palpatine sullo sfondo, che adesso in questo momento non c'è, ma potete recuperarlo tranquillamente. Il Conte Dooku, un sacco di gente, ma qui in questa immagine troviamo due personaggi ancora inediti per quanto riguarda Hot Toys, che sono Revan, che si vede chiaramente qui con la sua iconica spada, doppia spada laser, viola e rossa, e questo è chiaramente lui. E poi troviamo Galen Marek, Revan di Knights of the Old Republic, videogioco di diversi anni fa ormai, non so se i più nuovi possano sapere un po' chi è. Mentre Galen Marek invece di un'altra serie di videogiochi sempre ispirata a Star Wars, che era Star Wars Unleashed, se non mi sbaglio, potere qualcosa, adesso non mi ricordo bene il titolo, che sarebbe anche Alias Starfighter, oddio, non mi ricordo, raga, scusate. Comunque sono due importantissimi personaggi che, se Hot Toys li sta mostrando, significa che molto probabilmente in questo evento, che si terrà in Corea, se non mi sbaglio, Corea, Singapore, Taiwan, eccetera, probabilmente ci sarà un annuncio di questi due personaggi che sono molto iconici, soprattutto per i più affezionati alla saga, e quindi non vedo l'ora di scoprire che cosa ci riservi. Possiamo vedere anche qui, tra gli inquisitori, ovviamente l'annuncio che tutti ci aspettavamo del terzo inquisitore, che, di cui adesso ragazzi non ricordo il nome, e che abbiamo visto nella serie di Obi-Wan Kenobi. Detto questo, ragazzi, carrellata veloce sul colosso perché vi voglio far vedere appunto Jack Sparrow. Qui intanto eravamo rimasti alle offerte di Wanda tratta da WandaVision, e Mark 1 di Iron Man, che sono sempre in offerta, quindi vi invito sempre, ragazzi, a farci un pensierino. Abbiamo la statua in 1 a 3 stupenda di Stanley Ollio, che è bellissima, ragazzi, di infinite statue. E altri pezzi vi mostro appunto molto rapidamente come si sono aperti i preordini di Jack Sparrow, sia standard a 310 sia la deluxe a 340. Quindi il discorso vi dicevo prima, tra standard e deluxe c'è veramente una piccolissima differenza. Quindi, insomma, si sa la direzione che bisognerebbe prendere in questo caso, secondo me. Per 30 euro in più, converrebbe andare verso la deluxe per avere comunque qualcosa in più. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti, come al solito, cosa pensate di tutte queste news. Sono molto, molto, molto curioso di sapere cosa pensate anche del secondo annuncio, che probabilmente in questo video passerà in secondo piano, ma è molto importante per i fan di Star Wars, cioè di Darth Revan e Galen. Fatemi sapere che cosa ne pensate, quali sono cioè se vorreste vedere questi personaggi, se eventualmente li preordinereste, insomma, fatemi sapere. E soprattutto via con le prenotazioni di Jack Sparrow, ragazzi, perché prima di altri 6 o 7 anni probabilmente non ne vedremo un altro. Tanto sappiamo che Hot Toys dopo un po' ciclicamente tende a ripresentare nuovi personaggi, soprattutto quelli più iconici. E per chi invece ha la DX15, ragà, secondo me in una botte di ferro, o vuole fare l'upgrade, quindi magari vende e compra, ma comunque è un ottimo, ottimo pezzo. Io personalmente prenderò questo perché la DX purtroppo l'ho saltata. Detto questo, ragazzi, spero di non avervi rubato troppo tempo. Ci vediamo allora al Romix giovedì, per quanti di voi ci saranno. E passate una buona Pasqua, non mangiate troppo, mi raccomando, come sempre. E ci vediamo come al solito a un prossimo video. Ciao, ragazzi, a presto!